E buongiorno a tutti, siamo qui sulla piazza di Crotone, siamo con Danilo Ruperto, fondatore e uno diciamo, dei tifosi più accaniti del Crotone Calcio, come possiamo vedere dalla maglietta. Cosa ne pensa lei invece della salvezza del Crotone? Gliela pongo io la domanda oggi, visto che l'hai chiesta tutta Crotone dintorni. Le domande le pongo sempre io. Oggi le faccio io, prendo io la palla al balzo. Cosa ne pensa del Crotone della salvezza? Beh, è una salvezza strameritata. Forse più quella della promozione di Juric in Serie A. Perché dico questo? Perché una squadra su cui nessuno avrebbe scommesso nemmeno un centesimo bucato, Davide Nicola ha compiuto un'impresa. E forse nemmeno gli addetti ai lavori ci credevano. Lui ci ha creduto più di tutti gli altri. Cosa è successo in questo anno? Durante tutte le conferenze stampa Davide Nicola affermava che la squadra stava crescendo e che i suoi giocatori dovevano prendere confidenza con i campi della Serie A. Beh, Davide Nicola contro tutti e tutto ci ha creduto e ha compiuto questa enorme impresa. Tu ci avresti scommesso? Allora, diciamo che inizio campionato era un po' buia la situazione, anche perché dal punto di vista psicologico non avere uno stadio e i tifosi, il gran numero di tifosi comunque in casa può influire moltissimo dal punto di vista psicologico, perché come tutti sappiamo lo sport si basa anche sulla psicologia e il benessere dell'atleta, certo, in sé. Ma un'altra domanda ti voglio chiedere. Tutti quanti dicono sì, io ci ho creduto, ho dato fiducia all'allenatore e al mister. Secondo te tutta la città dall'inizio ha appoggiato il mister, oppure sono delle frasi che si dicono diciamo in situazioni più agevoli, più rilassate? Quando si sale sul carro dei vincitori? Esatto. Beh, che ti devo dire? La risposta è no. Anche perché all'inizio venivano fatti tanti slogan, Nicola vattene, Nicola non sei all'altezza, eccetera. Però guarda, ti posso dire una cosa, forse sono stati proprio questi slogan a far sì che la squadra si caricasse, diciamo, e che Davide Nicola sputasse veramente sangue, diciamo, che e desse ha l'anima. Ha dato grinta a questa situazione. Ha dato veramente grinta. Sono frasi che... Ci siamo salvati, grandi. Comunque, ci siamo salvati. Come si dice in queste situazioni? È forza Crotone, sempre. Non si deve mollare mai. L'anno prossimo lottiamo per lo scudetto. Ma anche lei ha, diciamo, credeva in questa... Diciamo, ribalta, oppure... Sì, ci credevo molto perché abbiamo vinto tante partite di seguito, quindi ho detto la salvezza è assicurata per me. L'ho pensato io. Poi ho visto l'Empoli che perdeva le partite, poi ho detto... E si è riempita l'ortopedia. Ad Empoli. L'ultima domanda e poi chiudiamo subito. Sì. Ciao, grazie a te. Buona giornata, ciao. L'ultima domanda. L'impresa del Crotone. L'impresa del Crotone che nelle ultime partite ha, diciamo, la matematica parla. Ha 16 fatto veramente... punti in 6 partite. Qualcosa di impressionante. Tutto il mondo ha parlato del Crotone Calcio. Cosa ci aspetterà la nuova stagione? Beh, cosa ci aspetta la nuova stagione? Quello che io dico sempre è che la società deve tener conto degli errori del passato. Ciò significa che già pensare agli abbonamenti, a ridurre il prezzo degli abbonamenti per consentire a tutta la città di abbonarsi e riempire questo stadio. 6.000 abbonati lo scorso anno sono pochi. Diciamo che adesso dal punto di vista psicologico ritorniamo di nuovo. 6.000 abbonati perché? Perché gli abbonamenti in tribuna, pensiamo alla tribuna, costavano assai senza una copertura. Quindi dagli errori del passato trarne, come dire, insegnamento per il futuro. E la stagione, guarda, sta quasi per cominciare. Sì, diciamo di sì, anche dal punto di vista del calciomercato. Adesso a giugno col calciomercato già dobbiamo vedere chi rimarrà e chi verrà a rinforzare. Budimir al Crotone. Ma non credo venga, che lo facciano venire dalla Samp. Comunque, ma non credo. In conclusione, credo. Lo stadio c'è, il morale è alto. I tifosi ci sono pure. Forza Crotone, speriamo. E per finire, bene. Come si dice? Forza Crotone. Nai, nai, na, 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 ciao a tutti, na, ragazzi. Grazie mille. Siamo qui con Danilo Ruperto, che per tutto l'anno calcistico ha intervistato i tifosi del Crotone. Migliaia e migliaia di tifosi del Crotone. E perché lei si è presa il mio microfono? Perché io posso. Perché adesso allora, signor Danilo Ruperto, io penso, dal mio punto di vista, che i veri campioni d'Italia siamo noi. Lei è d'accordo con me? Beh, certamente oggi i campioni d'Italia sono i nostri calciatori del Crotone, che hanno ben rappresentato la nostra maglia, e Davide Nicola che
con una squadra che era quello che era, è riuscito a compiere un'impresa, un miracolo. Quindi esistono le favole a lieto fine? Esistono le favole a lieto fine e credo che questa ne sia stata ampia dimostrazione. Lei invece cosa ne pensa? Io penso che la festa siamo noi. Che la festa siamo noi, perché lei è innamorata di Marco. Ovviamente. Qui Daniela, che ora facciamo vedere, è innamorata di Alex. Daniela Rob. Alex Corda. Sì, sì, sempre. E fedele, al mio amore fedele. E per finire, come si dice? Forza festa! Crotone. No, scusami, forza Crotone. Poi ma. Com'è la canzone? Siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi, altro che scudetto. Siamo noi, siamo noi. I campioni dell'Italia siamo noi.